Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con A Teatro con Campi Flegrei TV. Quest'oggi abbiamo in studio con noi una voce storica del reggae in Italia, Marcello Coleman. Benvenuto Marcello, grazie. Buongiorno, ciao. Grazie ciao, per essere Luca. Con noi oggi. Marcello, io leggendo la tua biografia ho letto che in te si fondono un po' varie culture, ho letto che hai il padre americano, la madre italiana e sei un cantante reggae, sei una delle voci storiche di questo genere in Italia. Come si fondono queste culture nella tua esperienza di vita ma anche nella tua esperienza artistica? Beh, non è difficile, già appartenere a due razze differenti crea un mix, vogliamo chiamarlo così, crea un mix abbastanza particolare. Poi la passione per la musica ha fatto il resto, ha fatto da collante e quindi non è stato difficile per me, che comunque ho frequentato musica napoletana e musica, chiamiamola straniera, metterle insieme con uno spirito musicale e quindi crearne una cosa prettamente personale. Ecco, io leggevo che nel 95 tu hai debuttato con un'esperienza discografica dal titolo Rena Nera insieme alla tua band e in questo CD hai fuso le atmosfere del pop partenopeo con il roots reggae. Che esperienza è stata? Beh, è stata la prima esperienza discografica, quindi sicuramente un'esperienza entusiasmante. Non ho cominciato quel giorno a fare musica, ho cominciato molto tempo prima e per pop partenopeo si intende quello che è la mia cultura, insomma io sono napoletano da una parte, quindi ho preso tutta questa napoletanità che c'è dentro di me e l'ho mischiata con quest'altra parte di me stesso che è la parte americana, la parte un po' più black. E occupandomi di reggae e di roots, il roots è una, diciamo, un ramo della musica reggae, le ho messe insieme e quindi ne è venuto fuori comunque un esperimento interessante. Ecco, allora a questo punto io vorrei far subito vedere qualcosa di Marcello e quindi voglio lanciare una piccola clip che ti presenta e che presenta la tua musica. Vediamola tutti quanti insieme. You will not get into my fortress. You better pass me by. The Negro come and sing. Jadu, 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 jadu. You won't let me feeling down, taking my spirit up. Giant greatness coming our way. Giant greatness coming our way. You can do your best tonight. Babylon will fall. They can do their best tonight. Babylon will fall. Oh desire, oh desire, oh please, oh desire. Rieccoci in studio sempre in compagnia di Marcello Coleman. Marcello, tu hai collaborato con tantissimi artisti, sicuramente hai avuto una lunga collaborazione con Tullio Di Piscopo. Che cosa è nato da tutto questo? Beh, Tullio è stato importante perché è stata la mia prima esperienza, oltre che insomma, discografica, con un personaggio così eclettico e forte, ma anche diciamo, il primo disco vero. E la prima tournée vera, io sono stato con Tullio una cosa come 8 anni e è stato fantastico perché Tullio, essendo un grande musicista, da lui si può veramente imparare non solo quello che è il discorso musicale, quindi ritmico, ma anche proprio come vivere il palcoscenico, come sacralizzare questo posto dove noi ci esibiamo. E là mi sono formato in sostanza, là mi sono fatto le ossa. Ecco, sempre rimanendo in tema appunto delle tue esperienze, diciamo, di collaborazione con altri artisti, nel 98 hai collaborato con Renzo Arbore per il suo disco Sud. Io ho letto appunto che, cito per insomma così, che tu appunto ti sei fatto notare per la voce caraibica nel brano Cocorito. Volevo capire intanto com'è stata questa esperienza con Renzo Arbore e insomma perché la tua voce poi è stata definita caraibica? Beh, l'esperienza con Renzo è stata sicuramente un'esperienza fantastica, lavorare con un'orchestra così, con così tanti elementi è sicuramente un'esperienza fantastica.
Per quanto riguarda la voce caraibica, insomma, mi hanno associato a questo fatto giusto perché il pezzo è un pezzo sudamericano, è un merengue, quindi insomma, io ho una voce molto plastica e mi sono praticamente tuffato in questo sound caraibico e ne è venuto fuori questo pezzo Cocorito che tutti quanti ricordano, che comunque sì, non mi appartiene moltissimo come genere perché io mi occupo, mi dicevi, di reggae, insomma, di soul, di funky, però insomma è stata un'esperienza Quantomeno sì, divertente. divertente, perché il pezzo è divertente. Ecco, io volevo chiederti, ricordi qualche altra collaborazione che ti è rimasta impressa per qualche motivo? Perché tu, cioè, ho citato due grandi artisti con i quali hai collaborato, ma i nomi con i quali hai collaborato sono tantissimi altri. Guarda Luca, sono veramente tante le collaborazioni che ho fatto in 30 anni di carriera. Tutte bene o male mi lasciano un segno perché le faccio con passione. Non è certo una questione economica perché tanto ricchi non si diventa. Quindi ecco, ma anche con i gruppi emergenti di adesso, come Industry oppure come Nicola Caso, che sono personaggi napoletani molto divertenti, anche se in maniera minore, sono un po' meno conosciuti, però ecco, pure quelle collaborazioni là mi lasciano un segno importante, perché comunque è una questione di crescita. Assolutamente. Io tra l'altro leggevo un dato singolare molto, che mi ha molto colpito leggendo la tua biografia artistica, perché tu sei anche autore di molti jingle musicali e questo è un dato sicuramente singolare che in qualche modo mette in evidenza il tuo essere così eclettico, no? Perché spazi attraverso Sì. più generi. Come mai hai scritto questi jingle e insomma come si scrive poi un jingle? Quali sono poi le caratteristiche, no, che un musicista deve in qualche modo tenere in considerazione? Beh, tenere in considerazione che un jingle è in sostanza un pezzo musicale che però dura pochissimi secondi. Questa è un'esperienza che ho fatto in radio, non dico il nome della radio, ma era una questione molto veloce, mi passa una base di pochi secondi e in quei pochi secondi, cuffie in testa alle 8 del mattino già, e scrivi una piccola canzoncina, una canzoncina molto breve, ed era divertente proprio perché mi mettevo alla prova. Si trattava poi di musica dance, house, questo sempre per ritornare all'ecletticità. Io mi occupo di reggae perché sono un reggae man, ma faccio e collaboro a produzioni di ogni genere musicale, ti ripeto, dal funky al soul, al blues, alla dance. Ho fatto molti pezzi dance, qualcuno ha anche funzionato veramente bene. Parte la lirica, voglio dire, Vabbè, quello faccio un insomma. po' Ecco, di tutto, ma perché mi interessa tutta la musica. questa è una cosa molto, molto bella, no? Che ti qualifica come musicista, ecco, a tutto tondo poi in qualche modo, non ha sezioni, non ha compartimenti stagni. No, non credo che la musica serve a dividere, ma piuttosto, insomma, ad unire. Ecco, e io poi insomma voglio venire ad una collaborazione molto importante che tu hai avuto con Yalma Megretta e che nel 2013 ti ha portato sul palco di Sanremo. Che Sì. esperienza è stata? Beh, anche questa è una bella esperienza forte. Gli Alma sono un gruppo storico e con loro, insomma, ho avuto la possibilità e di crescere ancora musicalmente, di girare molto, molto, molto il mondo. E, come posso dire, che mi ha lasciato un segno anche un po' amaro quando questa storia poi dopo 4 anni è finita, ma insomma, io sono un freelance, quindi facilmente collaboro e facilmente, insomma, mi distacco. Ecco, e quindi l'emozione sanremese, no? Trovarsi su un palco così grande sapendo di entrare praticamente in tutte le case degli italiani. Io ho affrontato la cosa con molta tranquillità. Ero perfettamente preparato perché sono così di carattere, mi piace essere pronto e preparato. Ed è stato fantastico, voglio dire. Sapere appunto che tutti quanti, comunque gran parte degli italiani ti sta guardando, è una cosa che ti fa sentire effettivamente un
un piccicolino in più. Notevole, sì, notevole. In più. Senti, allora io vorrei lanciare un video in cui appunto vediamo qualcuna delle tue collaborazioni, qualcosa con gli Alma Migretta, e poi torniamo in studio per l'ultima parte. Perfetto. A tra poco. In studio per l'ultima parte della chiacchierata con Marcello Coleman. Marcello, quali sono i tuoi progetti futuri? Beh, i progetti futuri sicuramente quello più grande è di continuare a fare musica, a produrre emozioni. Sono in preparazione di un disco che si chiamerà Black is Beautiful, dove ecco, mi faccio questo viaggio attraverso tutte, più o meno, insomma, più o meno tutti i generi della musica black, e torniamo all'ecletticità e ritorno a un pezzo funk, un pezzo reggae, un pezzo soul, un pezzo R&B, un pezzo hip hop, un pezzo rap. Dove metti insieme tutte un po' di esattamente, anime, diciamo, faccio questo viaggio attraverso la musica black che mi ha coinvolto in questi 30 anni di, insomma, di esperienza e di lavoro. Perfetto, allora noi ti facciamo l'in bocca al lupo per questo nuovo lavoro, per questo nuovo CD. Io vi rispondo vivo il lupo. Ti ringraziamo per essere stato con noi quest'oggi. Ringrazio voi, yeah. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, ringrazio il nostro regista Salvatore Basile, il direttore della fotografia Francesco Giordano, ringrazio il centro Qualcosa in Più della Chiesa Gesù Divino Maestro che ci ospita ogni volta, ricordo a tutti coloro che vogliono partecipare al nostro programma che possono farlo contattandoci ai recapiti in sovraimpressione, ringrazio nuovamente voi per essere stati con noi anche quest'oggi e vi do appuntamento alla prossima puntata, grazie.